Scusate, chi stanno fatta fotografie in un muro e ci hanno scritto sopra inizia fra 2 giorni e 20 ore, ma l'unico che lavorava era il grafico. L'avranno licenziato. Io mi immagino la tavola rotonda dell'IE, questo ieri. Allora, signori, assemblea straordinaria. Tutti quanti in cerchio, il capo in piedi. Si è verificato un fatto gravissimo. Sono venuto a conoscenza del fatto che il nostro grafico effettivamente stava facendo un ottimo lavoro. Qui non vogliamo gente che fa ottimi lavori, è chiaro? Quindi tu da domani sei disoccupato. Fuori. È andata esattamente così. Invece, a te eroe che hai messo il gargoyle di merda, aumento del 25% dello stipendio. Allora, diamo un'occhiata. Mamma mia, superato appieno. Check scarpa, scarpa dell'Adidas, bianca, rossa e nera, devastante. Già ha vinto tutto questo. Chi è questo? Giau, che meraviglia di scarpetta azzurrina. Guarda che so. Bravo! Non c'è niente da fare, questi dell'MLS sono intenditori di stile, non c'è un cazzo da fare. Cicciarito. Ah, brutta storia. Gran chiusura di Auro. No, meno male. Sprint. Ok. Enzo. Sprint. Niente. Bravo, che intercettazione! Avete visto che bella intercettazione di Wanyama? Molto molto pesante, sia chiaro. Però è un colosso stu Wanyama. E sembra avere anche degli ottimi automatismi. Sembra il miglio. Niente. Bravo Auro. Auro, devo dire che è già il secondo intervento molto clean che ha fatto. Molto agile questo Hernandez. Wanyama, zio, minchia. Che succede? Allora, ad esempio, lì Wanyama sarà stato un rimpallo, ma lì la devi pigliare quella palla. Grazie. No, guarda che sta su. Allora, non è troppo pesante su Wanyama. Devo dire, not bad. Scatta, buon uomo! Tiene solo una bella scarpa, compa! Eghia, mamma mia, quanto si fraceta! Ma Schmeichel, allora, quando lo provai sul mio account... Prego. Aiuto, siamo nell'account di Tony Modestino. È chiaro? Questo è un account utilizzato dalla EA per fare test. Non pensate che, insomma. Ho notato che, bravo, qui, vai. Utilizzato senza far uscire col triangolo. Tira, c'è cioè che sei mancino, mezzo. Allora, guardate, questo qui non si gira, cioè non è che sono io che sto girando, non si gira, quindi è inutilizzabile questo giocatore. Però ammetto che fa qualche intervento automatico interessante, d'altra parte qualcosa la deve fare. Sprint boost, bravissimo, va via molto bene, bravo, bravo. Bravo il Cicciarito. Questo è un giocatore che va usato così, va, io, purtroppo è limitatissimo. Gliela passate, spalla alla porta, vi girate, sprint boost e tirate perché quando calcia, calcia veramente bene. Però dovete mettervi nelle condizioni di calciare col destro perché il sinistro è marcissimo. Auro, vabbè, mossa a sinistra. Questo devo dire che tutto sommato è anche un terzino accettabile, anche se non è velocissimo.
è agile, si attacca parecchio all'uomo. Vediamo se riesce qui. Eh sì, dai. Dai, dai, dai. Bravo, bravo. Quello era Mani. Beh, ottimo test questo della velocità. Sprint boost. Ah, così va usato Stu Hernandez. Palla alla porta. Se riuscite a sprint boostarvi, parte. È molto piantato a terra. Quindi, recap su questi campioncini che abbiamo testato quest'oggi della MLS. Allora, partiamo da Auro. Dunque, Auro, a vederlo così sembra una carta incredibilmente inutile. Probabilmente lo è. No, però, nonostante non sia fisico, non sia velocissimo, eccetera, eccetera, devo dire che in game difendicchia abbastanza bene. Intercetta bene, chiude le linee, e non dimostra quella velocità. Sembra molto più veloce in game. Tant'è vero che prima in una partita ho beccato Mané, l'ha tenuto ogni volta in velocità a campo aperto. Quindi, carta. Che onestamente non riesco proprio a immaginare chi potrebbe mai utilizzare questo giocatore. Comunque vi dico che in game sa cavicchia, ecco, quindi gli do un bel, poi è gratis, gli do un bel 3, no, un bel 6, 6. Poi quest'altro, Wanyama, che io me lo ricordavo molto performante dagli altri FIFA, purtroppo qui nonostante il boost importante di velocità, non si muove. Avete presente il miglio Saul Campbell? Ha lo stesso body type. Immaginatevi il miglio con la scarpa dell'Adidas rossa, nera e bianca, tanto stile, però è così, ma lento. Quindi Campbell, body type enorme, pesante, doppio, ma più lento. E in più palla al piede, però ha fatto 4 assist. Palla al piede incredibilmente macchinoso. L'unico pregio che ha questo è che fa tante intercettazioni, cioè se la palla gli passa nei paraggi, lui automaticamente intercetta, la piglia, ma quando lo tenete selezionato voi è un colosso. Non si zomba solo se vi affrontano faccia a faccia. Appena un filtrante, uno sprint boost vi salutano e ve ne vanno. Quindi inibridabile, lento, pesante, bella difesa, ma non si può usare CDC, non si può usare DC9, fate venire idee strane. Pure lui, appena appena la sufficienza, giusto per la scarpa con stile che c'ha, ma per il resto. Anche questo inutilizzabile se non dritto per dritto in una SBC. Giau. Questo qui bella scarpa azzurra. Le stazze di questi in realtà sono anche interessanti per un esterno. Però credetemi, in game è veramente insignificante. Si sprint boosta bene perché c'ha quelle stazze 94, 95, 99 di agilità e nient'altro. Quando deve passare il pallone, vi dovete fare il segno della croce perché non si capisce a chi la dà. Pigliano direzioni diverse. Non ci provate mai nella vita a fare i filtranti. E il controllo palla è veramente orribile. E questo fa sì che a campo aperto non sembri neanche poi così veloce. Perché quelli molto veloci, ricordate come dico sempre, che quando non hanno delle stats di controllo palla elevate, in game non sembrano poi così veloci. Quindi anche lui stesso discorso, un discreto esterno con una bella scarpetta azzurra e basta, ottimi sprint boost e nient'altro. Mi pare che non finalizzi neanche un granché bene. Infatti, una segnata. E infine gli do un 6 pure a lui. Infine il Chicharito Hernandez. Complimenti, complimenti come sempre all'EA per essere arrivati a quasi ad aprile e dropparci carte flashback con 3-3. Per
Per il resto, come si comporta questa carta in game senza andare ad analizzare le stats, vi dico come si comporta. Come va usato, si fa una fatica immensa perché con 3 stelle skill si sta con le mani legate. E in più 3 piede debole dovevo fare l'obiettivo tipo tira segna con il tiro a giro. Ogni volta che provo a tirare a giro di sinistra vi lascio immaginare i risultati. Quindi, come si usa questa carta? Si riceve palla, spalla alla porta, tunnel direzionale, vi sprint boostate e calciate di destro. Se calciate di destro, si sprint boosta bene, va via con quell'accelerazione. Però ripeto, parliamo solo di accelerazione. A campo aperto questo è lento. Poi avendo tanta agilità ed equilibrio, diciamo, si prepara bene al tiro dopo lo sprint boost e finalizza bene, almeno quello con 95 di finalizzazione e 92 di freddezza. Anche lui passaggi, ho provato un paio di filtranti andati da tutt'altra parte rispetto a quella che volevo io, ma ci sta un attaccante, però pagate, quant'è? 80-90k, una carta che se beccate contro uno, un minimo. Ma proprio un minimo bravo a difendere, non vi fa tirare. Quindi pure lui gli do a lui un 6 più, perché comunque c'è una gran bella finalizzazione solo di destro. E basta, sbloccatelo per ride per buttarlo a fare in culo in qualche SBC, dato che comunque è un 89. Quindi gli abbiamo messo a questo motore, mi sono dimenticato lo stile intesa, a questo che gli abbiamo messo cannoniere. A quest'altro, vabbè, ovviamente ombra, e a quest'altro ombra, pure una spesa sugli stili intesi. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è la prossima review che volete e se è di vostro gradimento qualche altra review sui pacchi icon, perché ho tante altre icon nei VOD vecchi aperte, mid, prime, eccetera, di cui non abbiamo ancora fatto un recap. Vabbè, statevi bene, alla prossima.